Nonostante abbia già accennato a questi argomenti, ho notato che si fa ancora un po' di confusione su alcuni modificatori. Due di questi sono Twisted Tape. Crea un cilindro normalissimo, base quadrata, lo alzo ok. E do una serie di segmenti, magari 10, 10, 10, 10, 10. Se vogliamo torcere un solido, per esempio creare una colonna tortile, non dobbiamo partire da un cilindro che non avrebbe nulla da torcere, sono tutti quanti i lati che approssimano la circonferenza, ma da una figura come questa su cui la torsione ha un effetto a partire dal centro verso la periferia. Quindi fare questa operazione qui più volte lungo l'asse Z, che è quello passante per il centro della faccia. Questa qui può poi essere smussata e darci l'effetto che ci serve. Nonostante ciò, questa non sembrerà mai un solido tortile perché l'asse di riferimento della torsione è sempre lo stesso, mentre dovrebbe essere, per darci un'idea molto più dinamica, quello perpendicolare alla faccia inclinata. Un modo per rispondere a questa perplessità modellativa è quello di andare a spostare il centro di piegatura. Come vedete, si può soltanto traslare. Tutto sommato le basi restano nella stessa posizione, se non esageriamo. Anche perché questo è tridimensionale, quindi per spostarlo avanti e dietro, se vogliamo fare un nastro continuo, basterà spostarlo su e giù col solito trucco animativo, autokey, lo blocchiamo qui, andiamo a 100, portiamo tutto in alto e blocchiamo nuovamente. E vedremo questo effetto diffuso infinito. Possiamo anche usare il gizmo, che può essere sia spostato e darci l'effetto del fuso, che è inclinato. Ovviamente le basi si piegano rispetto al centro, ma da effetti anche notevolmente complessi. Quindi l'importante è partire da una primitiva che abbia determinate caratteristiche. Con due iterazioni il fuso è abbastanza longilineo. L'altro modificatore abbastanza interessante è Taper. Lo applichiamo sullo stesso solido. Taper, conosciuto in italiano come svasa, permette di allargare in due dimensioni la base, o quella d'arrivo o quella di partenza. La cosa più interessante è che permette anche di rastremare le colonne in maniera curva. Se la mettiamo in negativo vedremo questo fuso che non è proprio semplicissimo da modellare. Ci vorrebbe comunque un po' di tempo. Poi ci dà la possibilità di cambiare anche l'asse, alcuni logicamente sono improponibili, e l'asse su cui è effetto. Quindi, per esempio, se vogliamo che l'effetto del taper sia soltanto sull'asse dell'X o dell'Y, possiamo spostarlo da una parte all'altra. Se lo vogliamo su tutta la base, basterà tenerlo su XY. E la stessa cosa vale per simmetri. Possiamo fare in modo che l'effetto sia simmetrico. Di default è Z. Anche qua, se vogliamo, possiamo spostare i limiti dell'effetto e usarli per l'animazione. Vedete, in basso c'è una piccola circonferenza che sta risalendo lungo il fuso. Per esempio, partiamo da qui, prendiamo la chiave, che andiamo in basso. E lo portiamo
qui giù, farò ok. Ok, questa è la chiave. L'altra, in modo da ottenere un effetto di dinamismo un po' più complesso. Ci permette di lavorare su questi solidi elicoidali. Insomma, due modificatori che ci sono parecchie rogne quando si tratta di dover modellare questi oggetti qui o di dover scalare altri oggetti. Un utilizzo di taper molto veloce, per esempio. Controllate sempre che i segmenti però abbiano siano abbastanza, altrimenti l'effetto, cose così semplici, è abbastanza rozzo, ma quando andate a curvare vi può dare dei problemi. Tutto sommato è una vera e propria comodità, soprattutto su solidi complessi, avere un modificatore come questo che ci permette di svasare con una legge non di primo grado.